Bentornati in diretta. Allora, abbiamo due ospiti che insomma ci fa molto piacere avere, ci fa piacere anche tornare a parlare delle case Nasarco. L'altra volta abbiamo ricordato i numeri, quante migliaia di romani siano coinvolti, però è anche insomma uno scontro, un confronto scontro, io l'ho presentato così anche su Twitter, non è un faccia a faccia perché sono laterali, vedete, adesso li vedrete. Allora, saluto perché era venuto l'altro giorno a parlarne con un responsabile degli inquilini, Vincenzo Perticaro, l'avvocato Perticaro, che tutela, avvocato, quanti inquilini, mi pare, quante cause diverse, ha in ballo lei? Diverse, è difficile definire. No, siamo sull'ordine delle migliaia. Sì, quasi. Tutte persone che si sono rivolte a lei, poi c'è anche il passaparola, eccetera, perché non accettano, diciamo, le regole, insomma. Non felici dei sindacati. Allora, Perticaro va già giù sul sindacato e c'è Guido Lanciano, segretario Unione Inquilini di Roma e Lazio. Buongiorno. Salve a tutti. Quindi gli scontenti che insomma vanno via da voi vanno da loro. Questo dice l'avvocato. Aspettate che abbiamo tempo, abbiamo un'oretta e spero anche tante telefonate. Vabbè, non è così, subito anche una replica. Il contrario, ma insomma questo è la logica della democrazia, insomma, per fortuna io dico che abbiamo tante voci. Lanciano lo sa perché, a parte che è un vecchio amico di Roma 1, insomma adesso voglio dire, no, sul fronte della casa l'Unione Inquilini è impegnata da tempo, Perticaro è impegnato, sulle Nasarco sono completamente non lo so, ma insomma divisi, tant'è che in diretta, siccome Lanciano era venuto ospite di Liana Linari, l'avvocato disse vabbè facciamo un confronto, no? E Lanciano ha accettato ed eccolo qui a distanza di pochi giorni. Adesso è difficile anche dire insomma da dove cominciamo, no? Queste dismissioni, datemi un giudizio così, se, diciamo generico, semplice, a caldo, lo chiedo prima a Lanciano, stanno andando bene? O si sta svendendo in realtà il patrimonio, o come dice qualcuno, oppure le Nasarco sta lucrando su questi inquilini che da decenni si vedono improvvisamente messi all'angolo, alle strette? Secondo a chi sta andando bene? Noi siamo stati sempre contrari alle vendite da anni, noi chiediamo il blocco delle vendite anche delle case popolari perché noi riteniamo che ci debba essere un intervento forte dello Stato e quindi noi abbiamo chiesto negli anni 90 che intervenissero gli enti a sostenere con canoni sopportabili il patrimonio pubblico, anche un patrimonio appunto di enti previdenziali, e poi siamo stati contrarissimi alle vendite, quindi noi le subiamo. Questo intanto è la prima cosa che voglio dire. E quindi per chi è favorevole? Allora, attualmente i dati ci dicono che oltre il 70% degli inquilini che hanno ricevuto la lettera hanno anche acquistato. Quindi diciamo in qualche modo c'è, ma noi non possiamo non prendere in considerazione quel 30% che, essendo appunto 15.000, tanto per Nasarco stiamo parlando, 15.000, il 30% sono 5.000 persone, quindi comunque una massa enorme che dobbiamo capire quali sono le eventuali tutele che, quindi, fatta di persone che o non ce la fanno chiaramente insomma a pagare, ma poi c'è anche però chi non riesce, o non c'è questo, chi rimane inquilino però non ce la fa più neanche ad adeguarsi a queste cifre mutate, no? Si parla di aumenti dell'80% rispetto al passato. Insomma, questo, poi andiamo a vedere in questo 30% chi c'è. Quindi diciamo c'è sicuramente una grande massa di persone che pur loro non volendo, perché alcuni volevano anche acquistare in effetti, però quasi nessuno voleva rimanere, però sono riusciti in qualche modo ad avere un tetto sulla testa per i prossimi, questa casa. Diciamo, si sono indebitati con le banche, quindi chi ha vinto, il primo che ha vinto sono sicuramente le banche che stanno elargendo i mutui, insomma, questo purtroppo come al solito. Per le Nasarco, secondo me, cioè, sta andando bene per come l'hanno impostata loro, ma secondo me è una perdita, nel senso che oggi non hanno più un patrimonio e quindi noi ci stiamo battendo contro la vendita degli altri patrimoni previdenziali, come ci siamo battuti contro la vendita degli enti dell'INPS, dell'INPDE, perché i pensionati non avranno più l'immobiliare che invece gli poteva poi dare una pensione domani. Quindi potrebbe anche essere che, però questo diciamo noi nei conti delle Nasarco non c'entriamo, però diciamo le Nasarco in questo momento sta vendendo secondo le sue prospettive. Nasarco perde in realtà perché svende, qui per esempio c'era un titolo svende, del Fatto Quotidiano. Non svende, né svendita né con prezzi
sono prezzi di mercato, tant'è vero che se il 70% riesce a comprare e chi, poi lo vedremo successivamente, riesce anche a rivende più o meno al prezzo che ha detto l'Enasarco. Ma presumiamo, l'Enasarco non c'è, non c'era l'altra volta, ci ha mandato una risposta ufficiale che ho utilizzato perché spiega dei passaggi importanti, lo farò anche oggi. Si presume che l'Enasarco, per i suoi assistiti invece a livello previdenziale, ottimizzi poi queste vendite, le investa da qualche altra parte. Non è così? No, il problema, cioè, io credo che investire oggi in borsa non convenga, però è un problema dell'Enasarco. E poi l'ha detto anche la Comunità Europea, che loro dovevano smobilizzare parzialmente. Allora, poi c'è soprattutto, adesso ci arriveremo, il tema su quanto, a quanto vendono, no? Questo vi divide proprio sul valore, sulla stima che fa Enasarco. Però Lanciano ha detto il 70% degli inquilini, quindi a Roma, abbiamo detto, sono 15.000. Per ora hanno mandato, su 170 appartamenti, hanno mandato a 100 appartamenti la lettera. Su questi 80... Gli altri 20 è in corso, 80 diciamo, hanno già fatto due mandati e quindi hanno già iniziato a comprare gli inquilini, quindi per questo comparto di 80 siamo intorno al 70-75. Nei casi miei è il 92, cioè quelli che ho seguito io. Allora, su siete 60, già divisi su 1, questo, 2. Avvocato Perticaro, no. Lei rifiuta queste stime, non è così? Perché io sarebbe un livello di gradimento alto e significa non vorrei ridere perché bene. Il discorso è abbastanza serio. Voi avete sentito quello che ha detto, no? Ha detto che Unione Inquilini era contraria alle vendite, nel caso suo ha venduto, ha aiutato, perché poi ci spiegherà che vuol dire il 92%, quindi contraria alle vendite, quindi si stanno occupando della vendita, però erano contrari alle vendite. Parlano del 70%, voi avete sentito la scorsa trasmissione che chiunque ha chiamato non ha comprato casa. Mi pongo un problema, il 30% quindi ce l'ho io che ha fatto causa dell'Enasarco, perché... Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe che quel 30% che non ha comprato casa è in un contenzioso con Enasarco. Mi viene di fare una piccola domanda. Se erano contrari alle vendite, perché non volevano la dismissione del patrimonio immobiliare di Enasarco, perché hanno sottoscritto quell'accordo nel 2008, visto che Lanciano è il firmatario di quell'accordo del 2008? Prima domanda. Seconda domanda. Se erano contrari alle vendite, come mai assistono gli inquilini nell'acquisto delle case? Seconda domanda. Terza domanda, diceva non è né una svendita né un guadagno per gli inquilini, vendono a prezzo di mercato. Allora, se Lanciano si ricorda quello che firma, nel 2008 il suo sindacato e lui personalmente firma quell'accordo ed è siglato a settembre del 2008 che stabilisce le modalità di prezzo delle case di Enasarco. Non si parla di prezzo di mercato, quindi c'è qualcosa che non quadra. Non sono in linea le sue parole con quello che ha sottoscritto, se vendono a prezzo di mercato. Perché c'è qualcosa che non quadra. Io mi chiedo, tutte quelle persone che hanno chiamato, perché Lanciano diceva il 70-75... E che possono chiamare anche adesso, lo possono chiamare 06-59-10-285. Noi cerchiamo, la cosa credo che ci caratterizza è proprio questa, apriamo i dibattiti sempre anche ai telespettatori. Quindi richiamate, lo state già facendo anche adesso. Concludo l'ultima parte. E tutte quelle persone che hanno, dice, il 75%, loro hanno mai verificato, forse lo sa Lanciano, che quel 75% sono gli stessi inquilini che abitavano quelle case o sono inquilini che sono stati costretti, come diceva quella signora nell'ultima trasmissione, a firmare la prelazione pur di non perdere casa e poi a rivendere la casa a terzi? Cioè, nelle case, in quel 75%... Abbiamo garantito un tetto, abbiamo, insomma... No, perché parlava che... Alle stesse persone, oppure... O abbiamo fatto speculazione immobiliare e quelle stesse persone vivono in tutt'altro posto, o le signore anziane che quelle case l'hanno abitate per 40 anni si sono viste costrette ad andare ad abitare a casa dei figli o delle figlie? Aspetti, perché prima già domanda. Abbiamo tante telefonate, credo. Lanciano, risponda su questo. Prima domanda, ci eravate contrari, perché ora state sostenendo? Hanno firmato la dismissione. E poi, davvero, quel 70% sono persone, sono le stesse che abitano lì magari da 30 anni, da 40 anni, o vanno dai figli? Insomma, che sarebbe abbastanza triste. Io lo verificherei questo. Continuiamo a essere contrari, però dobbiamo comunque tutelare i nostri iscritti. Allora, i nostri iscritti, comunque l'Enasarco aveva deciso di vendere, noi abbiamo firmato un accordo per avere le migliori possibilità di acquistare, quindi i migliori prezzi, le migliori tutele,
la migliore sistemazione per chi non potrà comprare. Una volta che vi siete trovati davanti al fatto compiuto, la decisione invece che osteggiarlo, nella premessa detto, è chiarissima. Vabbè, allora però cerchiamo di tutelarli al meglio, quindi, questa è la sua dopodiché posizione. Lì tuteliamo, noi non andiamo casa per casa a chiedere volete fare la... vengono attenzione, da noi. Attenzione, posso dirlo, questo me ne assumo la responsabilità. Veramente, mettendo da parte Perticaro, questa è un po' una voce che gira, no? Che l'Unione Inquilini va dai inquilini a dire, beh dai, insomma, comprate, no? Le condizioni non sono così male. È l'occasione per dire che non è vero, lo sta già facendo Lanciano, mi pare. No, io sto dicendo, noi non andiamo a... Non lo può fare. No, non lo sta facendo. Allora, noi, no, stavo dicendo che noi non andiamo a farci dare i mandati, sono gli inquilini che vengono già in comitato, mentre altri invece... si propongono come mandatari. Noi, laddove vengono gli inquilini a chiamarci, noi andiamo. Questo per dire che poi sono gli inquilini che ci chiamano. Nel momento in cui gli inquilini vengono, noi gli cerchiamo di far capire bene qual è l'opportunità che gli si presenta davanti. E quindi che vadano a vedere se effettivamente il prezzo è un prezzo conveniente, se gli conviene, gli facciamo capire quali sono le possibilità di acquisto anche con altre modalità, tra cui una opzione, una possibilità può anche essere quella della rivendita immediata. È una delle possibilità che noi non riteniamo una cosa così grave. Eravate contrari alla dismissione e aiutate la gente a rivendere gli alloggi? Noi li aiutiamo, noi gli diciamo che c'è questa opzione, c'è questa possibilità. Però eravate contrari alla vendita. Certo, quindi, sì. Nel mercato immobiliare? No, perché non siamo certo noi che troviamo le persone che posso chiedere, però Lanciano, un esempio di un caso del genere, sì, no? Diciamo, per esempio, a chi conviene rivendere? Beh, perché l'acquirente ha pagato quel 35% di sconto in più, diciamo c'è gente, adesso alcuni hanno fatto anche 110-120 mila euro di surplus, che gli hanno dato la possibilità di dare un anticipo per comprarsi un'altra casa. Cioè, quella casa non la potevano comprare. Quindi voi dite, rimetterla sul mercato libero è un vantaggio. Perché lei si guadagna quel 35%, il 30%. Allora, lì è l'inquilino stesso che specula rispetto a... Perché diciamo speculazione? Beh, ma in termini anche... oggettivi, non dico oggettivi, in termini negativi, non dispregiativo. Cioè, se non è dispregiativo, sì, se non è dispregiativo, accetto la parola. Una volta tanto, anche povera gente che non ha mai avuto nulla, che gli dai la possibilità di avere, quindi è stato lì 40 anni e alla fine c'ha una buona uscita di dai 60, 70, a seconda l'immobile. Ecco. Noi questo non lo riteniamo così. No, avvocato, no, può certamente, però iniziamo a sentire anche i telespettatori. Non so se ci porteranno altrove rispetto al dibattito che è già entrato nel vivo. Mi sembra ed è molto interessante. Oggi per noi è un'opportunità questa, lo dico ringraziando ancora entrambi. Pronto? Buon pomeriggio. Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, io mi chiamo Luigi. Sì. Abito nelle case dell'Enasarco nel complesso di via Camillo Jacobini e vorrei raccontare due piccole cose che mi sono capitate. Io ho avuto il contratto scaduto nel 2009, l'Enasarco mi fa il rinnovo del contratto a marzo 2013, mi fa pagare 7.000 euro di arretrati con la riqualificazione del fondo cauzionale. E poi dopo due mesi, nel mese di maggio, mi manda la lettera di prelazione. Nella lettera di prelazione non si riesce a capire il prezzo come è stato stabilito. Siccome qui parliamo di prezzo lordo, abbiamo fatto i conti con gli esperti e il prezzo medio di mercato, l'agenzia del territorio dice 3.400 euro al metro quadrato, dal quale poi si fanno gli sconti del 30, più 10 e si calcola anche la vetustà. Noi abbiamo avuto 3.750, quindi il prezzo della mia casa di circa 100 metri quadrati era di 443.000 euro e a conti fatti sono 310.000 euro, ai quali poi bisogna aggiungere tutte le spese per la cattiva manutenzione di tutti questi anni, il cambio dell'ascensore, la ripulitura delle scale e tutto il verde che è tutto da riqualificare. E quindi lei cosa fa? Cosa ha deciso di fare? Allora, noi abbiamo risposto sì. Poi ci siamo coalizzati un gruppo di 15 famiglie, 14 famiglie su 49 e abbiamo aperto un contenzioso con l'Enasarco per giusto prezzo.
Scusi, seguendola vuol dire che in quel 70% che dice Lanciano ci sono anche questi però che firmano la prelazione ma poi fanno una battaglia... Anche noi comunque l'abbiamo fatta. Non... E poi... Dica un'altra cosa rapido così diamo spazio ad altri, grazie. In quello che dice il dottor Lanciano ci vedo molta ipocrisia perché loro hanno fatto un accordo con l'Enasarco tutelando solamente gli interessi dell'Enasarco e loro... Perché loro quando fanno il mandato di collettivo si prendono circa 300 euro a famiglia, col fatto che poi li proteggono, li accompagnano all'acquisto della casa, non hanno parlato né di mutui. I meno abbienti sono persone che hanno 70 anni, qui sono, io sono dal 78 che abito in queste case come tante altre persone, e ci sono delle famiglie che possono a malapena pagare l'affitto attuale, lì dovevano fare un housing sociale, dovevano, essendo sindacati, preoccuparsi dei problemi, dei risvolti sociali. È stato chiarissimo, adesso è stato chiarissimo, verificato. È sufficiente, è stato chiarissimo, grazie perché siete l'elemento poi fondamentale, le vostre testimonianze, anche in parte i giudici se volete, ma insomma poi il problema è cercare veramente, poi torno all'inizio, di aiutarle queste persone. Comunque, Perticaro, posso però, il signore ha citato Lanciano, quindi le ridò la replica tutta insieme, Lanciano risponda perché il signore assume responsabilità, dice cose anche pesanti per voi. Allora, intanto sul prezzo a metro quadro, io vorrei, effettivamente è vero, nelle lettere non c'è scritto il prezzo a metro quadro, ma poi il mandatario invece può andare a vedere come è arrivato quel prezzo. Una cosa che non è bella comunque. Cosa fa fede comunque? L'Agenzia del Territorio, sì, i prezzi? No, io voglio soltanto ricordare questo, che quando si affitta il calpestabile, perché naturalmente uno utilizza il calpestabile, mentre quando si comprano anche le mura. Quindi tra la metratura... del scritto nel contratto di affitto e quella invece metratura convenzionale per la compravendita c'è un 15% di differenza. E già si sale per cui molto spesso gli inquilini fanno il conto sul calpestabile come sono abituati e invece siccome per la vendita naturalmente uno compra anche le mura, questo è di quindi l'Agenzia del Territorio ha come calcolo una superficie convenzionale più ampia rispetto a quella. E quindi quando si va a fare il calcolo invece sulla esatta superficie convenzionale, questo difatti lui ha fatto una differenza molto piccola, esattamente quel 15% di differenza tra delle mura in più. Quindi questo molto probabilmente è il caso. Passiamo al secondo motivo. Allora, noi abbiamo fatto housing sociale. Per la prima volta nell'accordo c'è scritto, ed è un caso, unico caso eccezionalissimo, c'è scritto che le case non verranno vendute a terzi, ma verranno inserite in un fondo di proprietà, che continua a essere di proprietà dell'Enasarco. E questo fondo non ha alcun diritto di vendere. Noi l'abbiamo fatto e l'abbiamo chiesto appositamente quando è venuto il fondo. Il fondo e tutte le case invendute entreranno nel fondo. Tutti avranno il contratto rinnovato alle stesse condizioni attuali e quindi avranno altri 8 anni di... Nessuno verrà sfrattato. Andranno nel fondo che è esattamente l'housing sociale. In questo fondo, eventualmente, se noi lo auspichiamo... potrebbe entrare il comune, la regione, per fare quello che è veramente housing sociale. Sono perfettamente d'accordo, ma l'abbiamo fatto. Perché lei non è d'accordo, Lanciano, su terzi. Questo passaggio della lettera che ci aveva mandato Enasarco, in cui inizia dicendo, dovreste trattarci meglio, perché noi in realtà facciamo appunto previdenza, dice una scelta di evidenza anch'essa di segno sociale che ha implicato per la Fondazione modeste agevolazioni fiscali che non compensano assolutamente le imposte versate. Oltre 30 milioni di euro di IMU per il 2012 relativi al solo patrimonio residenziale, oltre 26 milioni di IRES per i redditi derivanti dai canoni di locazione. Lei è d'accordo con questa rivendicazione virtuosa, insomma, di Enasarco? Penso che abbiano pagato l'IMU, spero. Ma questo però non è che l'Enasarco può dire siccome ho pagato l'IMU vendo. L'IMU lo deve pagare i proprietari, tutti i proprietari, anche insomma. Perticaro, non... poi un'altra telefonata, ma prima diamo spazio a Perticaro perché adesso abbiamo accumulato tanta roba. Mi dovete dare un po' di minuti perché devo rispondere in modo puntuale. Ci sono una serie di contraddizioni in termini in quello che dice Lanciano. Io mi auguro, visto che la gente è intelligente, riesce a capire, ad ascoltare, ha iniziato dicendo che erano contrari alla vendita, poi ha detto che qualcuno ci sta rivendendo e l'aiutano a capire se è meglio vendere o no,
però non parliamo di speculazione perché è un termine dispregiativo, perché per Lanciano non è speculazione. Poi da ultimo dice che stanno facendo housing sociale sull'invenduto di Enasarco. Io lascio a chi ascolta e ha ascoltato le parole di Lanciano capire le mille contraddizioni in quello che ha detto. Vado nei punti un po' più concreti che interessano alle persone. Quel signore che ha chiamato ha detto: noi abbiamo accettato la prelazione. Quindi, ufficialmente siamo nell'elenco di quelli, siamo nella, nell'elenco nella statistica del di chi 92% ha di Lanciano. Dopodiché abbiamo fatto causa impugnando perché non capiamo il prezzo. Ha detto due cose importanti però quel signore, cosa che era già capitata la scorsa volta. Io lo vorrei ricordare che il problema arretrati, quello che il signore parlava, mi è scaduto il contratto nel 2008 e ho firmato il contratto nel 2013. Il contratto che viene fatto firmare nel 2013, e lo sanno tutti gli inquilini di Enasarco, viene retrodatato al 2008. Cioè l'inquilino firma il contratto nel 2013 e viene retrodatato nel 2008, quindi firma un contratto già scaduto, perché i contratti che sono stati fatti firmare agli inquilini sono 3 più 2, quindi basta ce fare... Ce lo dissero l'altra volta, almeno due inquilini al telefono. Per giustificare gli arretrati che hanno firmato Lanciano e Company, perché viene fatto un accordo, cari inquilini. Quindi quando viene il signor Lanciano a dirvi come aiutarvi a comprare casa, ricordategli che ha firmato gli accordi degli arretrati. Secondo aspetto, i prezzi. Lanciano oggi ci dice il prezzo, cari signori, avete sbagliato a farlo perché voi avete calcolato. Sembrano, mi passi una battuta, però la cosa è molto seria. Molte volte io li definisco i film di Totò, però Totò faceva il comico. Qua diventa una cosa un po' più seria. Loro ci dicono oggi, non dovete confondere inquilini il calpestabile con non calpestabile, perché state comprando, quindi comprate le mura. Lanciano non conosce neanche quello che firma. Cito l'ultima parte dell'accordo. Che cosa diceva l'accordo? L'accordo, non solo poi andremo sul prezzo e sarò velocissimo, dice che nell'ultimo punto, quando parla, e c'è anche la firma di Lanciano, dice esattamente che ad esclusione delle parti comuni il valore delle singole unità immobiliari sarà determinato a colpe, non a misura, sulla base della superficie commerciale della singola unità immobiliare, eventualmente comprensiva di accessori e pertinenza, ad esclusione delle parti comuni. Poi lasceremo rispondere a Lanciano, convenzionale o non convenzionale, così creiamo il caos che è solito fare qualcuno. Allora, sul discorso prezzo, il signore ha detto: noi abbiamo calcolato un prezzo, siamo andati al valore, e io già alla scorsa trasmissione sollevavo il problema su una domanda di una signora. Il prezzo a me, loro dicono il prezzo, viene fatto secondo un valore dell'Agenzia del Territorio. Se voi andate a leggere l'accordo, io mi baso solo sugli accordi che Lanciano ha firmato, ma io conosco. Allora, c'è scritto come calcolare il prezzo. Andatevi a leggere l'accordo del 2008, lei lo troverà sul sito, criteri di formazione dei prezzi. Troverete nella prima pagina e nella seconda pagina come vengono calcolati i prezzi. C'è un'altra cosa, che visto che io faccio spesso domande ma non mi risponde mai nessuno, sul discorso del criterio di formazione dei prezzi. Quando i prezzi superano il valore previsto, il valore medio previsto dell'Agenzia del Territorio, c'è scritto cosa dovrebbero fare i sindacati firmatari o cosa potrebbero fare i sindacati firmatari. Quindi io inviterei Lanciano a non fare mediazione immobiliare, visto quello che stavo dicendo prima, ma ad aiutare la gente a comprarsi casa. Perché qua c'è scritto che andrebbe nell'ipotesi di superamento di tale soglia del valore medio, è un'apposita commissione tecnica paritetica costituita da rappresentanti della fondazione e dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo verificherà le caratteristiche oggettive del complesso immobiliare. Quindi invito gli inquilini che quando verrà il signor Lanciano a chiedergli di adire la commissione paritetica. Allora aspetti, perché Perticaro può essere opinabile, criticabile, ma è molto chiaro. Allora scusate chi è in linea, che aspetta, dopo la pubblicità vi assicuro vi faremo parlare, però Lanciano deve rispondere ora, no? Perché sennò perdiamo il filo. Ma, mi sembra che non è che ha dato alcune informazioni che io contesto, alcune altre non mi sembra che comunque sulla commissione vi dico, io in un caso l'ho attivata e abbiamo trovato la soluzione, perché poi attivatela pure per quella di Iacobini, il signore ha chiamato prima, se si attivatela noi, per via Iacobini, come per tutti possiamo... quelli che seguo io che hanno lo stesso problema, perché la commissione si attiva caso per caso, funziona sì, così sì, certo. Quindi voi l'avete attivata, cioè voi avete contestato in quanti casi questi prezzi, è capitato? In un solo caso, perché c'era un aumento. In un solo caso? In un solo caso c'è stato l'aumento rispetto al medio.
Tutti quelli che ho io sono superiori al medio. Ma poi c'è un altro aspetto. Però aspetti, aspetti, facciamo concludere, dai, perché sennò. Però lui dice poi: l'accordo diceva che quando c'è una contestazione, voi dovete invece non necessariamente opporvi, ma insomma andare a verificare in automatico questi casi. Sì, perché il signore deve invece attivarsi lui? Naturalmente non è che in automatico. Un sindacato deve essere attivato da qualcuno. Non è che possiamo, perché l'Enasarco è qui, l'abbiamo contestato anche per iscritto, c'era un accordo per cui dovevano mettere sul sito i prezzi, l'hanno messo soltanto in alcuni casi, la sesta tranche sì, ma le altre no, quindi diciamo è più... E come mai non lo chiedete da Enasarco? No, l'abbiamo scritto, l'abbiamo chiesto più volte, tant'è vero che la sesta tranche... Scritto. Come l'avete chiesto? Telefonicamente? No, per, con richieste scritte. Se ce lo fa avere Lanciano... Allora, il signore che ha chiamato, adesso, comunque andate a verificare anche voi, Lanciano, questa situazione. In molti casi l'accordo che è stato fatto è stato quello che poi nell'atto di compravendita sono stati inseriti dei lavori, perché... Il grosso dei problemi è che Enasarco non faceva i lavori da anni, no? Allora, sono stati inseriti dei lavori che l'Enasarco si obbliga a eseguire anche dopo la vendita sull'immobile, dei lavori che invece dovrebbero essere a carico del nuovo condominio. E quindi, in qualche dovrebbero modo... Dovrebbero essere a carico del nuovo condominio, perché? Nel senso che se tu, nel momento in cui tu acquisti il condominio, deve fare tutti quanti i lavori di manutenzione dell'immobile. Che avrebbe dovuto momento. Fare Enasarco, che avrebbe che poi siccome, dovuto inserire nell'accordo. Che siccome però non ha fatto Enasarco, sì, in questi casi Enasarco si impegna a farlo anche successivamente. Ci sono oramai decine di contratti di compravendita in cui c'è questa clausola. E quindi lì andiamo, invece che sul prezzo, andiamo a determinare quali lavori di ristrutturazione. Ci sono alcuni casi che io dico oggettivamente è difficile. Via Morrone, non so se come conosce, Via Morrone è una situazione in cui molto probabilmente lì Enasarco non venderà quasi nulla. Perché i palazzi sono perché sono danneggiati. Una situazione non danneggiata, più che, cioè però bisogna intervenire. Quindi ci sono sicuramente delle situazioni eclatanti. Quindi Lanciano dice noi più il prezzo crediamo che insomma non lo contestiamo perché in tutti i casi abbiamo visto che è quello corretto. Questo è un po' per riassumere. Semmai però andiamo a forzare sul tema dei lavori, che certo non è un tema secondario, perché se io acquisto poi Enasarco non ha risistemato il palazzo. Questa l'ultima piccola sintesi, fermi così, pubblicità, torniamo poi coi telespettatori, immagino ancora con inquilini Enasarco, a tra poco. Bene, se n'è andata già mezz'ora in questo confronto, ripeto, molto interessante, un'occasione per tutti voi che ci seguite. Sentiamo però gli inquilini, credo, al telefono ancora, almeno un paio di telefonate, poi avremo anche un collegamento con una nota deputata del Movimento 5 Stelle che ha fatto anche un'interpellanza parlamentare su questo. Quindi sentiamo chi c'è in linea, pronto? Pronto? Signora, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sono la signora Adriana. Ha seguito fin qui? Sì, ho sentito perché io sono un'inquilina di Cinecittà. Bene. E sto in via Marchisio proprio con l'avvocato Perticaro. Ah, quindi vabbè, è già, insomma, è di parte un po'. Ma da via Marchisio? Sono di parte perché l'avvocato Perticaro dice le cose come sono. Grazie. Giustamente, sì. E ci sta tutelando. Mm. E lo ringrazio pubblicamente di questo. Grazie. Mm. Perché, signora, cosa le ha fatto scoprire? Mi dica una cosa che... Le ha fatto scoprire tantissime cose, perché noi abbiamo degli immobili, caro signore, che dal 53 non c'è stata mai nessuna manutenzione. Io abito in un palazzo da 52 anni, senza balcone, e mi è arrivata una lettera di prelazione di 171.000 euro. Però se non ci dice al metro quadro, quanto sarebbe? Al metro quadro sarebbero 2.700. Mm. 2.700. Che è un prezzo, scusi, insomma, da chi di fuori un buon prezzo sembrerebbe. Però? Qual era il però? C'è un però, caro signore, che lei deve guardare i nostri palazzi che stanno cadendo. Non abbiamo ascensore, abbiamo le fogne dentro al giardino che esce tutta l'acqua dai pozzi. Io gliel'ho chiesto per ascoltare la risposta, signora, se non ha capito, insomma, è chiaro. Va bene, signora, grazie. Io ringrazio tanto.
tanto l'avvocato No, no, questo l'abbiamo capito. Grazie, grazie. Sentiamone un'altra. No, non è che alla fine noi dobbiamo dare un giudizio e quindi no, dice allora questo è un punto in più per Perticaro. È evidente che c'è tanta gente, abbiamo detto migliaia di persone tutelate da Perticaro, quindi è fisiologico anche che ci siano queste telefonate. Però, insomma, diciamo, spostano poco poi il dibattito. Ecco, chi c'è in linea? Pronto? C'è la forza in una posizione. Buonasera, sono Fiorella. Fiorella, buonasera signora, sì, dica la sua. Buonasera, sì, sono la signora che aveva chiamato l'altra settimana di Via Marchisio. Io intanto volevo subito smentire il sindacalista quando dice appunto che il 92% delle persone ha acquistato. Forse il 92% delle persone ha dato la lettera, ha risposto di sì alla lettera di prelazione. È quello che sta dicendo Perticaro da tempo, come no? Nel mio caso, nel senso che ci troviamo di fronte, tutte le persone che hanno risposto con la lettera di prelazione l'hanno fatto perché in un certo modo si sono trovate quasi di fronte a un ricatto. Obbligate, cioè, un ricatto. O nel giro di 5 anni, poi, prego? No, 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 la sto seguendo, cioè, sì, quindi lei ha firmato, ha firmato quando? Quando, signora? Beh, io personalmente ho firmato un anno fa, purtroppo. Un anno fa? E poi, che è successo da allora? No, non è successo assolutamente nulla, nel senso che io sono qui che aspetto momenti migliori, nel senso che ci sia un prezzo minore e che si possa appunto arrivare a una situazione appunto diversa, perché io mi ricordo, anche io sono 30 anni e più che abito in questi palazzi, certo. Io mi ricordo che quando si parlava di acquisto si diceva che la rata dell'affitto sarebbe diventata la stessa rata del mutuo. Brava, io me le ricordo benissimo queste parole che andavano in giro, perché probabilmente e invece di quanto aumentata, signora, di quanto aumenterebbe la rata? No, questo è molto interessante, lo avevamo detto, cioè è chiaro che l'inquilino a suo tempo dice allora mi farete pagare un mutuo almeno come quello, invece di quanto è aumentato il mutuo no, rispetto all'affitto? No, almeno è aumentato del 100%, perché io pago 500 euro al mese e adesso il mutuo che io dovrei accendere per 30 anni è di 1100 euro, a questo ci dobbiamo assommare i lavori perché, come si chiama, certo. Vabbè, mo mi sfugge il termine, insomma, no? Cioè come proprietario poi devo pagare tutte le spese, eccetera, la luce, il gas, il telefono, no? Tutte quelle cose, a quanto vado a finire? Quanti siete voi? Di quante famiglie siete più o meno, signora Fiorella? Insomma, quanto posso prendere di stipendio? No, è chiarissimo. Quante famiglie siete più o meno? Beh, qui da me pure a Via Marchisio sono tanti quelli che hanno anche acquistato, sono tanti quelli che stanno aspettando come me, però ripeto, chi ha acquistato? Però c'è anche chi ha acquistato, questo bisogna dire, cioè, c'è anche chi ha acquistato ed è soddisfatto o no? Ma no, tanti non lo sono soddisfatti, alcuni sì, sa chi è soddisfatto? Quelli che hanno acquistato, che hanno comprato prendendo la quota da quegli inquilini che si sono, tra virgolette, accontentati di quei 30, 40, 50.000 euro, gente che arriva ex novo, ma io ho 30 anni che ci abito e mi devo pagare un quindi è vero quello che diceva Perticaro, cioè c'è chi ha comprato e ha immediatamente rivenduto, non ci sono più gli inquilini storici. Rivenduto, e chi è entrato al posto di questi che hanno rivenduto, loro forse l'affare l'hanno fatto, certo. Ma non certo noi che sono 30 anni che stiamo qui. Insomma. Benissimo, cioè chiarissimo, e più poi, che benissimo. Scusi, io un'ultima cosa, sempre sì, rapida, per signora. Il sindacalista, se è possibile. Adesso risponderà chiaro, no? Lanciano. Sì, sì, no, ma volevo chiedere un'altra cosa, per quale motivo poi ci fanno firmare le procure dove ci sono, che noi dobbiamo accettare i vizi occulti. Brava, ma dove signora. Si è mai vista una cosa del genere? Poi spiego anche questo sarebbe grave, certo. Signora, grazie, no, Lanciano, è prima così, Lanciano. Ecco, sì, perché il tempo corre. Grazie, Fiorella. Poi... ha dato un grande contributo, scusate, non mi sentiva, abbiamo messo giù. Fiorella, grazie. Lanciano. Sì, molte tante cose domande, di nuovo sì, però. Appunto, quindi come al solito poi quando si sommano le domande partiamo dall'ultima, adesso qualcosa ricordiamo sì, no, vabbè, firmare, perché io devo firmare una procura dove si dice accetto pure un vizio occulto poi perché io dopo che ci abito da 30 anni conosco l'appartamento, qual è la tra logica? Tra l'altro una delle cose che io ho sempre detto, che il vizio è occulto, se uno ci abita molto probabilmente i vizi li conosce, e se diciamo è occulto comunque anche nel momento in cui tu l'hai scritto, ma comunque è stato tolto nelle ultime da un anno e mezzo. Grazie. È stato tolto. No, perché Perticaro... se ce la fai lo devi dire, perché la gente deve saperlo. Grazie a Perticaro è stato tolto. Perché ha fatto una battaglia 3 anni e mezzo a farvi capire che vizi occulti, e tu fai l'avvocato come me in tribunale, è un illecito.
inserirli in un e atto. E quindi, essendo illecito e quindi nullo e quindi di fatto, però... I notai li facevano firmare. Però. Andiamo avanti però, perché sì, però, quindi, insomma, il tempo scorre. No. Però in generale, su quello che ha detto la signora, è stata una telefonata molto dettagliata però, e credo... Però la signora ha detto un'altra cosa che va detto un po' a tutti. Diciamo. Cioè, come chi ha acquistato... L'ha acquistato in via Marchisio, credo, prima dell'estate, e quindi già sono 7-8 mesi dopo che è arrivata la lettera, quindi c'è già un tempo, e adesso potranno ancora continuare ad acquistare. Cioè non è che chi non acquista alla prima volta non può più acquistare. Questo, per esempio, è una modifica di fatto dell'accordo. L'accordo prevedeva che bisognava acquistare il 70% tutti insieme. Invece questo di fatto, il 10% in più di sconto, oramai è acquisito da tutti, basta che ci siano le risposte. Quindi ci sono molte persone, io adesso andrò a fare appunto l'ultimo che dovevo acquistare su 60 di un atto che io ho fatto un anno e mezzo fa, andremo a novembre a fare un altro atto, no? Dell'ultimo... che gli altri hanno già acquistato un anno e mezzo fa. L'Enasarco gli ha dato tutto il tempo di trovare il parente o la sistemazione. E dopodiché, altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo allargato le tutele, abbiamo il diritto d'abitazione, oggi è ben diverso da quello che si era prospettato prima. Questo ce l'ho scritto, ancora, questo ce l'ha scritto anche Enasarco, adesso se quindi, lo ritrovo, insomma, allargare, diciamo, le tutele, che significa allargare la possibilità di acquistare a tutto. No, le tutele sono per chi non può, no, le tutele è per chi non potrà acquistare. No, però ecco, scusi, ci scrivevano che ecco, la possibilità di acquistare a favore dei parenti affini fino al quarto grado o lo scambio di appartamenti all'interno dello stesso complesso immobiliare quella. O ancora agevolazioni per acquisti in forma collettiva. Lei è d'accordo che queste tutele sono state il massimo queste che potevate avere? Queste sono le agevolazioni per acquistare, scusi. Mentre le tutele sono per chi non compra. Allora, vede che sono due cose diverse. Se posso, perché sennò poi diventa allora, monologo. Sì, poi c'è la Lombardi, allora lo dico, Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle che aspetta in linea, quindi voglio vi prego solo di essere breve. Voglio solo dire una cosa. La signora stava sollevando un problema che noi abbiamo già sollevato alla scorsa trasmissione. C'è gente, Lanciano oggi ci dice che Enasarco ci sta facendo la cortesia agli inquilini di ricomprare, però dimentica di dire che Enasarco aveva stipulato nell'accordo che lui ha sottoscritto, perché ci sono tre accordi diversi, febbraio 2012 e ottobre 2012, sottoscritti sempre da Lanciano, dove c'era l'obbligo delle banche convenzionate che avevano vinto una gara pubblica di rispettare dei mutui. E chiunque lo conosce, questo è il day plan di Enasarco, dove dice che c'è la possibilità di avere mutui fino a 40 anni. Sì. La signora aveva fatto un discorso prima, mutui fino a 40 anni con dei tassi agevolati. Nessuno delle persone che ha chiesto il mutuo, o almeno tutte quelle che conosco io, perché saranno sfortunati i miei assistiti, hanno avuto il mutuo a 40 anni. Ci fu anche una non gliel'hanno dato? Nel non modo gliel'hanno più assoluto. Erogato alla fine? Perché sono anziani? Perché stiamo parlando di una fascia di persone che supera i 50 anni. Quindi nessuno di quegli istituti di credito ha riconosciuto mutui a 40 anni. Allora come ha fatto Enasarco a garantire? Dice vi daremo mutui. Non lo deve dire a me, lo dovrebbe dire a Lanciano che ha firmato quegli accordi. Me lo dice Lanciano, poi la Lombardi tecnicamente interviene. Non c'è scritto è un controsenso però. Ma non è possibile che l'Enasarco con noi faccia un accordo dicendo garantiamo. No, c'era una gara pubblica, mi dispiace che tu non lo sappia. C'era una gara pubblica vinta da due istituti, BNL e Monte dei Paschi di Siena. Quindi se poi è cambiata anche la situazione. Se è cambiata la situazione per l'Enasarco, per le banche è cambiata pure per gli inquilini, molti hanno perso il lavoro. Molti sono precari, molti sono persone che sono in cassa integrazione, difatti, quindi se è cambiata per Enasarco è cambiata anche per la gente. Quindi se voi andate a creare queste forme di garanzie e di tutela di Enasarco, facendo sindacato dovete tutelare principalmente gli inquilini, visto che siete sindacati. Scusate, io mi fermo perché, però, tra l'altro, quando voi avete scritto questa lettera che noi abbiamo girato a Enasarco, mutuo fino a 40 anni erogato, non Perticaro, ma rappresentante proprio degli inquilini che c'era l'altra volta, diceva cosa che non si è mai verificata. Enasarco risponde: i prodotti finanziari, i mutui offerti dagli istituti bancari in convenzione hanno avuto una significativa adesione, in particolar modo quelli proposti da BNL che offre nuove tipologie. E come la significativa... Però io dico a Enasarco, che probabilmente ci starà anche seguendo, anzi più che probabilmente,
Però qui è un po' generico, mandateci se è possibile un resoconto che dice quante persone hanno avuto il mutuo agevolato fino a 40 anni, non dire insomma ha avuto se successo così. Così vediamo se Perticaro ha ragione o no. No, aspetti, perché Roberta Lombardi, già capogruppo anche del Movimento 5 Stelle, è al telefono con noi alla Camera, intendevo dire. Buon pomeriggio, grazie, e adesso dirò anche perché l'abbiamo chiamata. Ben trovata, onorevole Lombardi, o cittadina, adesso parliamo di... ben trovati a voi tutti, scusate se non sono lì fisicamente, ma come sapete tutti sono a casa allettata dall'influenza. Quindi... Ah, ok. Senta, allora, perché l'abbiamo chiamata? Perché lei è stata firmataria di questa interpellanza parlamentare nel maggio scorso, che mi sembra insomma aderisse un po', aderisse o viceversa alle posizioni che ha fin qui esposto Perticaro. Le hanno risposto, no, Lombardi, da allora? Che cosa è successo? Allora, stiamo costruendo un percorso con il Ministero del Lavoro, che di tutti i ministeri interpellati è quello che si è prestato a dare risposte alle due interpellanze che abbiamo proposto fino adesso. Una su Enasarco, che è quella che diceva lei, di maggio, e una presentata a giugno relativa a Cassa Ragionieri, che è stata discussa circa un mese fa. A fronte della discussione in aula di queste interpellanze è partito un confronto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza per cercare di andare a capire esattamente qual è la situazione, perché il discorso è più ampio di quello che avete affrontato voi finora e anche più pericoloso. In che senso? Ce lo dica lei, in che senso? Nel senso che la situazione di questi enti privatizzati, privatizzati da una legge del 94, ma che in realtà sono enti privatizzati per quanto riguarda la gestione dell'ente, ma non per le finalità che sono pubbliche, quindi tutela della contribuzione versata dagli iscritti e ovviamente erogazione delle future pensioni attuali e future che queste matureranno, si basa su degli equilibri di bilancio che, vista la situazione immobiliare del momento ma anche degli anni passati, ci sembra molto a rischio. Mi spiego meglio. Questi enti negli anni, dal momento in cui hanno avuto la privatizzazione e quindi hanno avuto libertà di gestione, hanno effettuato una serie di investimenti su mobiliari, quindi non patrimonio immobiliare, ma mobiliari, quindi titoli tossici, quindi fondi immobiliari, molto rischiosi, per i quali hanno avuto delle ingenti perdite, e questo è dato pubblico, basta andare a leggere i bilanci. Certo, senta, onorevole, ascolti, perché noi adesso abbiamo pochissimo tempo, mi dispiace, ma ci torneremo, glielo garantisco, anzi mi piacerebbe, ecco, la prossima volta, influenza permettendo, no, solo due parole per farle capire una cosa: nel momento in cui io uso il patrimonio immobiliare supervalutandolo sia per quanto riguarda il discorso locazioni che vendite per andare a coprire questi buchi di bilancio, sto andando a incidere su quell'equilibrio di bilancio che in futuro mi garantirà le pensioni degli iscritti. Un po' l'aveva accennato Lanciano all'inizio, certo. Sono anche gli inquilini, perché spesso e volentieri chi è iscritto alla cassa e quindi avrà diritto alla pensione attualmente è anche inquilino. Allora, onorevole, questo lo diceva un po', siete d'accordo, credo, c'è poco da essere d'accordo, nel senso, loro stanno dicendo, insomma, a livello, diciamo, il Parlamento sta ragionando non solo, chiaramente, dalla parte degli inquilini, ma anche della previdenza futura di tutti gli iscritti a Enasarco e agli altri enti, quindi per questo il discorso si allarga. Però siccome noi siamo invece, ha sentito forse quante persone, poi quanti romani, perché il patrimonio è soprattutto, quasi esclusivamente, insomma, viste le proporzioni, romano, sono davanti a questo ancora bivio, no? Davanti anche a molti la vivono più che altro, insomma, con terrore, no? Rischiano di non aver più una casa. Poi c'è chi è molto variegato, c'è chi ci specula, forse termini oggettivi, ripeto, non negativi, la rivende, va altrove. C'è chi proprio non ce la fa e vive sospeso. Allora, lei oggi, perché non le chiedo di dare un giudizio sul dibattito, questo se lo faranno i cittadini e gli inquilini. Io credo che usciranno da qui comunque arricchiti. Anche Lanciano, che è stato criticato molto, però ha un'esperienza, no, di confronto. Lei oggi cosa consiglierebbe a una signora come quella che ha chiamato poco fa, che ha avuto la lettera e che dice, insomma, lei che consigli darebbe, se c'è, insomma, qualcosa che verrebbe da dire, no? Secondo lei?
È una domanda difficile, nel senso io ho parlato con molte di queste persone e da qui che è partito questo percorso insieme, perché il disagio sociale di tante famiglie è percepibile, quindi io capisco molte di queste persone che aderiscono, firmano queste lettere di prelazione e dopodiché fanno causa per cercare di sfuggire ai tempi, cercando di infilarsi nelle pieghe della giustizia, purtroppo. Mm-hmm. Noi nel frattempo stiamo continuando con incontri con il Ministero del Lavoro, abbiamo sollecitato l'incontro col Ministro, abbiamo presentato un emendamento al decreto legge sull'IMU che è in discussione alla Camera la prossima settimana, chiedendo una sospensione, una moratoria sugli sfratti relativi agli immobili appartenenti a questi enti pubblici privatizzati e conferiti anche a fondi immobiliari ed SGR, sia per morosità incolpevole, cioè la perdita del posto di lavoro che oggigiorno purtroppo è materia quotidiana, certo, sia per fine locazione, quando poi la fine locazione coincida tra l'altro a questo rinnovo contrattuale, spesso certo, con affitti. Va bene, senta, la ringrazio molto, dobbiamo chiudere qua per ora il collegamento, ci rivedremo, grazie del suo contributo e buon lavoro Roberta Lombardi, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Comunque, insomma, anche interessante quello che ha detto, adesso la vediamo anche da un'altra prospettiva, c'è anche chi firma la prelazione e poi fa causa, la metto così, insomma, per far passare il tempo. Siete d'accordo su questo, anche su questa lettura? Sì, no, io chiedo alla Lombardi di integrare e di chiedere che quando colui il quale non può comprare, noi dobbiamo tutelare chi non può comprare. Perché chi può comprare, troviamo altri modi, chi non può comprare, così come noi abbiamo previsto in questo accordo, non è possibile, un po' poco, sì, non è possibile che venga venduto l'immobile a terzi. Le case dell'Inps, le case dell'Inps, come lo state se l'inquilino, voi, l'ha detto poc'anzi, no, non è chi possibile. Non può comprare, no, lui dice non chi, chi non può, quello allora, sceglie di lucrarci un conto, però dice, voglio, chi ma non chi, può cosa tutela oggi il signore che non ce la fa a comprare e non riesce più a pagare quell'affitto perché gliel'hanno aumentato dell'80%? No, aspetta, tanto l'immobile viene conferito al fondo e quindi rimane col canone che attualmente paga. Poi se non ma riesce non a pagare... assolutamente, sì, non dire cose che non questo sono vere. Questo è assolutamente non vero. È vero. Sì. Non è vero. Perché non è vero? Non è vero. E spiego subito perché. Perché il signore che ha avuto il contratto scaduto nel 2008, nel 2013 ha il contratto di nuovo scaduto. No. Quindi gli verrà rinnovato con un accordo che voi non portate a conoscenza della gente. Gianciano, ci faccia sapere quali sono gli accordi che avete sottoscritto per i rinnovi dei contratti. C'è scritto nell'accordo il massimo 5% ce ne sono due, voi utilizzate Nasarco utilizza due accordi siglati da voi, fate sapere alla gente. Lei diceva, Lanciano diceva che non è mai andato nei palazzi a parlare con la gente. No, allora io so di tantissima gente, perché molte volte la gente dice il vero, molte volte la gente dice il falso, tantissima gente dice che ti vede nei palazzi in giro a spiegare le dismissioni di Nasarco, omettendo spesso che tu sei uno dei firmatari. Io oggi, la prima cosa importante che secondo me è fondamentale... Cioè i cittadini devono sapere, dice Perticaro, che ha firmato l'accordo... È lui che ha firmato gli accordi. Anzi, li difendo. Anzi, io voglio... mi passi una battuta, perché non siamo alle conclusioni, però... Guarda, aspetti un attimo, avvocato, gliela faccio fare proprio come conclusione. Ultima telefonata, mi dispiace, come al solito, insomma... No, volevo dire una cosa importantissima... Mi dispiace tagliar fuori altre persone, però non abbiamo più tempo. Quindi un'ultima telefonata e poi chiudete, fate una conclusione ciascuno. Pronto? 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 Buonasera. Pronto? Eccoci. Sì, buonasera, senta, io sono un geometra, non ho potuto fare a meno di telefonare dopo quello che ho sentito perché? Vorrei rivolgere al signor Lanciano alcune domande, quale ad esempio se lui sa come sono stati applicati i coefficienti correttivi degli immobili, perché tutte le valutazioni che hanno fatto sono state considerate determinate cose, non hanno considerato il vetustà e lo stato manutentivo degli appartamenti. Appunto. Che sono quasi tutti in condizioni di... e disastrate, quindi appunto io volevo chiedere al signor Lanciano se è giusto valutare le case in questa maniera o scorporare dal prezzo della vendita l'eventuale ristrutturazione, perché parliamo insomma di ristrutturazioni importanti, visto che sono abitazioni dotate di impianti idraulici in condizioni fatiscenti, così come quello elettrico, e tra le altre cose anche sottolineare che non c'è un appartamento, diciamo, che è conforme alla situazione catastale attuale. Ci sono appartamenti accatastati come a 3 quando invece sono a 2 o viceversa. Appunto. Quindi ci sono tutte queste serie di difformità che... Posso grazie, grazie, grazie. Tornare.
chiaro, grazie, scusi, ma ho proprio due minuti. Allora, Lanciano, risposta e la sua conclusione, poi Perticaro e poi spero che ci rivedremo, perché noi siamo veramente a disposizione. La chiarezza e per aiutarli, questi inquilini, in un modo o nell'altro. La risposta, non mi sembra che io abbia detto di cose diverse da quelle che stava dicendo lui. Non è così, cioè, l'ho già detto che noi siamo riusciti, non corrispondono a quello che avete sottoscritto. Laddove ci sono dei lavori di ristrutturazione da eseguire, l'Enasarco se ne fa carico parzialmente nell'atto del rogito, quindi ne prendiamo atto. E la vetustà, poi insomma, non è sempre esattamente il valore medio, a volte c'è il 10, il 15, il 20%. È chiaro che noi avremmo voluto qualche cosina di meno, però non è, noi in tutti quanti i casi non si è mai andati, tranne appunto in un caso, sopra il valore medio, quindi hanno applicato. Allora, 30 secondi finali, cari inquilini, detto prima da, anzi prima Perticaro, lasciamo una conclusione e poi Lanciano. Lanciano continua a far finta di non capire, ma la gente è intelligente e ha capito benissimo. I prezzi, che stava dicendo il geometra, i prezzi che applica in Enasarco non tengono in considerazione i coefficienti riduttivi previsti nella formazione del prezzo, quindi il prezzo è più alto di quello previsto dall'accordo, punto. È facilmente verificabile. Il signore che fa il geometra l'aveva verificato, ecco perché era sconvolto. Due, volevo dire, Roberta Lombardi stava parlando di una cosa importante, io la voglio ringraziare perché ha fatto un lavoro eccezionale per l'inquilinato. Non è vero che non si è occupata solo della moratoria. In quell'emendamento che lei stava citando e non ha finito di dire, è previsto anche un tavolo tecnico, dove è previsto in questo tavolo tecnico la possibilità di aiutare le famiglie disagiate, le famiglie single, le famiglie precarie, le famiglie che hanno problemi economici, quello che avrebbe dovuto fare il sindacato di Lanciano, gli altri sindacati, che non hanno fatto. Quindi io ringrazio Roberta Lombardi. Tre, invito gli inquilini, cari signori, informatevi prima di muovervi, informatevi. Non c'è cosa più bella in questo paese di avere la conoscenza delle carte, e le carte vi fanno capire dove sta il giusto e dove sta il problema, quindi informatevi. Grazie, avvocato Perticaro. Cari inquilini, invece, da parte anche di voi, Lanciano? No, sicuramente informatevi, andate a parlare con tutti, io non ho... perché non perché c'è il giusto o lo sbagliato, ma perché per ognuno molto probabilmente c'è una diversa possibilità di trovare una soluzione al proprio problema. Rivendendo gli alloggi. Ripeto, questo è, l'ha detto lui stesso, lui si rifà all'accordo, quindi non è che dice l'accordo è sbagliato. L'ho impugnato, io dico, che voi non rispettate neanche l'accordo che avete firmato, però io l'ho evidentemente impugnato. Vuol dire che è fatto, l'ho impugnato per aiutare quelle persone. Dobbiamo a chiudere qua, casa. Ci rivedremo, quindi, se volete ci rivedremo anche con questo stesso confronto, scontro come l'avevamo lanciato, un'ora che è volata e tante persone che mi auguro veramente abbiano fatto tesoro, no, di questa puntata.